Ciao, in questo video voglio condividere con te questo progetto, mini progetto che ho chiamato Controllo Box Auto. Ci sono pochissimi componenti, li vediamo subito. Ho l'SP di Uno Mini che si chiama anche SP8266, si può trovare sia su Amazon che su AliExpress. C'è un bazzerino di quelli attivi a 5 volt, quindi se lo acquistate ad esempio su AliExpress non prendete quelli passivi, perché sennò bisogna fare l'oscillatore per poterlo farlo suonare, quindi il modello ha 5 volt. Poi c'è un sensore di temperatura e umidità, questo qui, il DHT22, che per SP Home c'è già tutto fatto, quindi si può tirare dentro in Home Assistant. Poi c'è un sensore ultrasonico per la distanza dell'auto, e anche di questo qui c'è già tutto fatto. E poi serve un interruttore magnetico, metallico, possibilmente da applicare al bascolante del box per sapere quando è aperto. Si mette nella posizione di chiuso, in maniera che se solo si apre di pochi centimetri dà già la segnalazione. Può essere anche un mini antifurto, beh, anche se non sicuro, ma meglio di niente. Poi c'è l'alimentatore, che è un DC-DC converter, questo qui che si trova su AliExpress. Questo è un lotto di 10 unità, quindi costa 2, 7 euro, 3 euro, che porta dal 220-230 in alternata al nostro 5 volt in corrente continua. Quindi i componenti li abbiamo visti. Sul lato saldatura c'è solo il connettore. Vabbè, adesso io ho messo questo, ma si possono uscire con 4 fili e andare al sensore ultrasonico che sarà al di fuori dalla scatola. Il rumore del cicalino si dovrebbe comunque sentire, oppure basta fare dei piccoli fori sulla scatola. Vediamo lo schema. C'è un connettore due poli di alimentazione, un fusibile elettronico autoripristinante, che è questo qui giallo. Poi il progetto lo condivido, così potete scaricare sia lo schema PCB e i materiali, perché nello schema, cliccando sopra, ci sono tutte le sigle, o esportando la lista materiali, siano tutti i codici. C'è un altro fusibile autoripristinante, che è questo qui, è un SMD. Questo qui a 230 volt non è SMD, e questo qui a bassa tensione è SMD, che è questo qui sotto, piccolino, questo qui, questo qua piccolino. Condensatore di filtraggio aggiuntivo, un transorb a 8 volt, questo qui serve a proteggere il nostro circuito nel caso in cui si guastasse il nostro DC-DC converter e la tensione si dovesse alzare oltre gli 8 volt. Questo qui manderebbe in cortocircuito il tutto, e il fusibile autoripristinante interromperebbe il circuito per evitare i danneggiamenti. Il nostro D1 Mini con due condensatori di filtro, l'ingresso per il contatto magnetico del bascolante, che va al D5, il nostro buzzer che va al D6, pilotato da un transistor che ha già all'interno le resistenze di polarizzazione, così evitiamo di piazzare due resistenze. Basta, molto semplice. Sul sensore di temperatura e umidità, che è in seriale, anche lui va sul pin 7, e il sensore ultrasonico collegato con il D1 D2 al nostro D1 Mini. Vediamo il PCB anch'esso molto semplice. C'è una zona di alimentazione, uno slot. Ho usato la versione Esieda Pro appunto per avere questi tool aggiuntivi molto più semplici da utilizzare, tra cui uno è lo slot, la parte di alimentazione D1 Mini. Lato saldatura abbiamo solo quel connettore qui. Se faccio un flipboard, quindi giro la board dall'altra parte, vedo che ho solo questo H1 qui. Riportiamo la board in modo normale, e questo è il 3D del progetto. Del progetto ti metto il link in descrizione, scaricalo e inizia a giocarci, a pasticciarci, così inizia a utilizzare Esieda nel modo più appropriato. Se vuoi fare l'ordine di questo circuito stampato, ti basta cliccare qui su Order PCB, dice di fare Design Rule Check, facciamolo, vediamo quanti errori escono. Nessuno. Lui carica i Gerber file. Mi sono accorto che comunque facendoli caricare i Gerber file in automatico qui non vengono più visualizzati, si blocca al 96%, non so come mai. Quindi conviene scaricarsi in locale facendo Export PCB Fabrication File Gerber, salvarli, Export Gerber. Mi dice ancora se voglio fare il controllo degli errori, ben già fatto, salvo in locale. Dopodiché torno su UGL PCB e rifaccio la procedura. Ordine, nuovo ordine, aggiungo mano i file Gerber. A questo punto qui vedremo che, finita l'importazione, vedo i miei file caricati. All'interno del sito c'è anche un Gerber Viewer, andare a vedere se è tutto a posto. Quindi ho sia la versione 2D che la versione 3D, dove si può girare e vedere appunto se è tutto ok. Questo qui è lo slot, è una cava che serve a dividere la zona 230 con la zona a bassa tensione. Questo qui è molto utile se si forma umidità da qui a qui.
per evitare che ci siano scariche. Se asciutto non succede niente perché la distanza c'è, ma se si forma umidità, condensa, acqua, se non si fanno questi slot c'è il rischio che la tensione 230 vada a finire sul circuito ausiliario e tutto si danneggia. Poi ho l'air dove posso andare a accendere e spegnere i l'air per fare un controllo più accurato se è tutto ok. Torniamo di qui per fare l'ordine. Anche qui c'è l'offerta speciale di 1,83, qui 2 giorni 0 euro, che è il totale, quindi 1,83 più 1,37. Se ne volessi fare di più, quindi 10, siccome il circuito è 48 per 55, io posso fare una pannellizzazione e dirgli che voglio 2 e 1, 96 per 55, ok. A quel punto qui con 5,49 più 1,37 sono 7 euro circa, si hanno 10 pannelli, sono 5 più 5 attaccati insieme che si spaccano con lo scoring, che è una specie di pre-incisione, V-cut si chiama. Per questo video è tutto, buon proseguimento, ciao!